Ciao a tutti e bentornati nel canale. È arrivato il momento di fare i preferiti del mese di settembre. Finalmente è arrivato settembre, le temperature sono più miti e quindi anche la pelle è più recettiva. Però io ho fatto una scorta, di prodotti per i capelli perché vabbè, alcuni li ho preso. No, solo una ad acqua e sapone, altri li ho preso in farmacia perché ho approfittato che c'era lo sconto del 50%, quindi ho approfittato del 50% di sconto per farmi una scorta. Allora, ho preso questo shampoo di Bioscalin. Dovrebbe essere un ottimo prodotto, non ancora lo uso. E qui è fortificante, rivitalizzante, favorisce il benessere dei capelli e del cuoio capelluto. Ricerca anticaduta per capelli deboli. Quindi dovrebbe andare bene anche per i capelli decolorati come i miei. Vabbè, che i miei non è che sono decolorati più di tanto, perché alla fine sono bianchi, specie sopra, quindi non so fino a che punto. Vabbè, non sono un'esperta, quindi non posso. Però, visto che poi in autunno ci può stare la caduta dei capelli, voglio provare questo di Bioscalin e ho approfittato anche il fatto che stava al 50% di sconto. Allora, per cui gli ho dato 8 euro. Shampoo fortificante specificatamente formulato dalla ricerca anticaduta Giuliani per capelli deboli, senza vitalità e con tendenza a cadere. Completa il trattamento anticaduta. Vabbè, poi ci stavano anche altri prodotti. Grazie ad un sistema di detersione ultra delicato, quindi non dovrebbe andare a rovinare la tinta, rimuove le impurità rispettando l'equilibrio idrolipidico dei capelli e la cute. Come sapete, io ho sempre avuto problemi di forfora, di prurito cutaneo, perché magari avevo la pelle sensibile, quindi ho sempre cercato di usare prodotti un po' specifici e niente, questo lo userò subito. Poi ho preso della Fito, non ho preso tutte della stessa marca perché volevo provare un po' tutti i brand, perché comunque la linea dei capelli sta tutta al 50%. Quindi ho voluto provare questa crema per i capelli, è una crema nutriente della Fito numero 9. Ragazzi, questa volta vi prometto che sotto al video vi metto i link dei prodotti. Ed è una crema che sto già mettendo. Che dire? È buona, nutre, non unge eccessivamente ed è questo. Sono prodotti naturali. La mattina ne metto un goccio e vado a nutrire, ma anche più di una volta al giorno vado spesso a nutrire con questo. Anche questo stava al 50% di sconto. Vediamo se c'è scritto qualcosa in italiano. Autentico trattamento di origine vegetale, quindi è una crema da giorno per capelli composta da 9 estratti di piante. Quindi ottimo prodotto. Ha un odore di tipo di mandorla e questo è uno. Poi anche un altro shampoo, un altro balsamo,
che non vado a usare adesso, me lo metto da parte perché stava al 50% di sconto. E Restivoil, allora, Restivoil infusi iperfermentati, shampoo purificante, la menta piperita e oli leggeri. Lo so che questo è per capelli grassi e appesantiti, però io lo voglio usare per la cute. Poi vabbè, lo userà tutta la famiglia. Era un prezzo veramente irrisorio, sulle 4,50, quindi ho approfittato. Poi ci sono dei momenti che la mia cute ha problemi di forfora, ha problemi, quindi va trattato in questa maniera. La dottoressa mi ha consigliato così. Allora, texture trasparente e delicata, dalle note rinfrescanti. Io adoro lo shampoo alla menta, lo adoro perché a volte ne ho proprio bisogno. Rende il momento dello shampoo un'esperienza di benessere. E anche qui ci sono oli essenziali delicati, quindi anche se è per una cute, e anche se è purificante, perché ogni tanto bisogna purificare il cuoio capelluto, almeno questo succede a me, però ci sono oli essenziali delicati, oli essenziali delicati, la menta, 50% di sconto, ci sta. Della stessa linea c'era il balsamo, ragazzi, sempre al 50% di sconto, e questo balsamo invece è nutriente, grano antico, quinoa, e sempre oli leggeri. Qui capelli normali e secchi. Comunque, vabbè, Restylane è un brand fantastico per i capelli. Innovativo sistema di iperfermentazione permette di estrarre gli attivi più nascosti e benefici da quinoa e grano antico, potenziando l'efficacia dei fitocomplessi, ricche benessere di capelle e cuoio capelluto. No, non vado oltre perché poi prodotti ottimi, sicuramente non faranno male, sicuramente non andranno a rovinare i capelli. Vabbè, mi sono fatto una scorta, prima voglio usare Bioscalin e poi vabbè, questo lo sto usando tutti i giorni. Dopo mi trovavo a Maurice e ho preso, vabbè, Sublimo Lisciante, balsamo anticrespo. Lo metterò da parte anche questo. Vabbè, mi ritrovo che ne ho comprati parecchi, vabbè, ho fatto accumuli. Poi passiamo avanti. Ho comprato questo struccante occhi della Garnier. Mi trovo qui, quindi posso fare una bella recensione veritiera. È uno struccante ipoallergenico per pelli normali o miste, all'estratto d'uva, testato oftalmo logicamente. Voi ragazzi mi dite: perché leggi? Perché leggere fa bene, anche se fa bene. Andiamo avanti. Quindi ora vi dico la mia, vi dico la mia. È buonissimo, non mi brucia gli occhi, toglie il trucco. Mi sto truccando più spesso e mi strucco con questo prodotto della Garnier, che è fantastico. Sicuramente lo riprenderò. Poi comunque, come voi sapete, anche se con un prodotto mi ci trovo benissimo, ogni tanto cambio perché dopo un po' non mi fa più effetto. Che devo fare? Poi ve l'ho fatto vedere in un video haul, però adesso vi faccio la recensione perché è un bel po' che lo sto usando e quindi vi posso dire come mi trovo. Avevo preso Attigotà all'Argan, questa crema delle Triadi, sempre naturale,
a base di erbe. Quest'estate ho avuto problemi, bruciore di pelle, la pelle non riusciva ad assorbire nessuna crema, neanche quelle costose, quindi ho voluto provare con prodotti più naturali perché la pelle era stressata dal sudore e una crema rigenerante viso. Allora lo sto usando mattina e sera. L'odore è di mandorla e mi trovo benissimo, ha ripristinato la mia pelle. Però prima vado a mettere questo siero meraviglioso che ho preso a Bottega Verde ed è straordinaria, siero viso, antirughe, effetto lifting immediato, multiattivo. Allora, devo dire che è veramente trovato molto sollievo tra la crema delle triadi e questo siero. Mi sto trovando benissimo, benissimo. Ho rinnovato la tessera a Bottega Verde perché comunque ci voglio tornare e voglio usufruire degli sconti perché questi prodotti sono veramente validi. Non credo che la prossima volta ritroverò la stessa crema a uno sconto spaventoso, al 70% stavo, cioè non è uno scherzo. Però magari proverò un altro siero. Io tanti anni fa usavo tantissimo le creme di Bottega Verde. Voglio riutilizzare questi prodotti perché veramente ne vale la pena. E poi avendo la tessera e gli sconti, ci scappa pure qualche profumino o acqua corpo. Poi un prodotto che sto usando e mi trovo benissimo è questo primer. E questo primer per le ciglia è fantastico. Qui però abbiamo una colorazione bianca, quindi se la mattina metto questo primer, poi devo mettere un po' di rimmel. Però devo dire che forse da questo, da tutto questo traggo beneficio perché comunque sono motivata a mettere il primer che comunque va a volumizzare, ad allungare, fortificare, perché qui abbiamo anche olio di jojoba e vitamine e quindi adatto ad occhi sensibili e io ho gli occhi sensibili. E lo sto mettendo dalla mattina e posso dire che mi trovo benissimo. Il prodotto è di L'Oreal, fantastico. Giustamente non mi fermerò qua. Se troverò altri prodotti fortificanti per ciglia, lo voglio provare. Non mi voglio più rassegnare, ragazzi. Lo so che non ci sono miracoli, però ci avviciniamo anche perché comunque le ciglia così stanno in ordine, tenute bene, ottimo. E poi sopra ci metto questo mascara di Pupa Vamp che mi ha regalato Nadia perché sa che sono una sciaguratona con i mascara. È fantastico. L'ho messo, ne ho messo poco, però è veramente dà un effetto meraviglioso. Poi, profumi del periodo. Sto usando tantissimo questo rossetto che è sempre questo che mi ha regalato Nadia di Pupa che stava nella pochette insieme. Ho messo la tinta labbra e poi vado a mettere, vedete, ne ho usato tantissimo il lucido che uso sia da solo con una matita o con altre tinte labbra, lo uso tantissimo. Questo trasparente. Dimentico qualcosa? No. I profumi del periodo. Allora, quest'estate ho messo fuori dalla loro gabbietta perché li ho sequestrati. Ho
Ho messo tutta l'estate Rem e altri profumini e adesso a rotazione il mese di settembre uso questo perché è giusto usarlo perché comunque non ho voglia di avere una collezione. Quelli che ho li voglio usare. Non è detto che non ne prendo altri, non è detto che non parlo di profumi, però comunque li voglio usare. Giustamente quando finisce, se finisce buttare la boccettina mi viene da piangere. Difficilmente compro il 50 ml, ma qui ne valeva la pena e lo sto indossando. Per le occasioni più Clou, un altro profumo che voglio usare, non voglio tenere nascosto nella collezione, è questo tanto desiderato, un profumone opulento, stratosferico, ragazzi. E qui lo tengo nella mia postazione trucco, sempre a portata di mano, a rotazione. Ecco, questo è il mese di settembre. Vabbè, poi penso che questo lo terrò tutta l'inverno. Invece, per quanto riguarda Chanel numero 5, che non lo trovo un profumo estivo, non lo trovo un profumo troppo invernale, perché poi nell'inverno vado a ricercare gourmand, mandorlosi, vaniglie, altre tipologie. Non è che qui la vaniglia non ci sia per niente, però vabbè, è sempre un aldeidato, un fiorito, quindi settembre, ottobre fino a novembre lo voglio usare, dopodiché cambierò, vedremo. Bene ragazzi, è stato bello stare insieme, ci vediamo alla prossima, ciao!